Ambasciatore, lei ha avuto una vita estremamente movimentata, ha girato tutto il mondo e dal 1989, se non vado errata, non era più in Italia, adesso è tornato e sempre con grande successo. Da quando è rientrato ha trovato una federazione profondamente cambiata. Allora andiamo sui tasti dolenti. Che cosa ne pensa? Beh, io credo che da quello che io vedo, faccio una fotografia della federazione, che il comparto equestre è stato completamente disastrato da pessime gestioni. Ne consideri che c'è un buco accertato dai commissari di 9 milioni, 9 milioni e mezzo, che non si sa esattamente se poi Potrebbero anche essere oltre. potrebbero anche essere oltre. Ravà dice, commissario, lei consideri che la federazione oggi è commissariata addirittura Da 2 anni. da quasi 2 anni e credo che sia un orrore. Perché commissariata? Perché le gestioni precedenti non sono state all'altezza di fare questo. Lei consideri solo una cosa, che la Federazione Italiana Sport Equestri ha un comparto generale che vale 2 volte la Fiat. Pertanto lei capisce che non si può affidare una federazione che ha 2 soggetti, uno l'atleta, ma c'è un altro atleta che è il cavallo. Lei si immagini che con questi 2 comparti, con queste 2 sezioni, fa più fatturato e ha più dipendenti della Fiat. La Fiat è andata, Agnelli ha preso il signor Marchionne. Noi abbiamo avuto nella federazione dei buoni avvocati, abbastanza voglio dire regionali. Abbiamo avuto una eccellente segretaria, ex presidente della regione Emilia-Romagna, però voglio dire il livello non mi sembra così alto. Agnelli ha preso Marchionne, noi abbiamo scelto qualcosa, credo, che non sia veramente all'altezza, perché lei capisce che non è solamente la Federazione Italiana, gli atleti, gli associati, e consideri che ci sono oltre i 100-120 mila associati, affiliati alla FISE, ci sono più o meno altrettanti cavalli. Lei si immagini quanto è l'indotto. Questo indotto deve essere gestito, secondo me, primo da persone che conoscono molto bene che cos'è l'equitazione in tutte le sue sfaccettature. Due, che sia un grande imprenditore, che abbia almeno dimostrato successo nella vita, ma un buon successo. Tre, un buon consiglio. Purtroppo la federazione, i risultati si vedono, sono lì, non è che è Sono una mia davanti agli critica, occhi di tutti. sono davanti agli occhi di tutti.